tra i tanti autori che mi sono stati maestri, che mi hanno formato, mi hanno affascinato, voglio ricordare Mario Rigoni Stern, un autore di montagna che ho sempre apprezzato, soprattutto per i suoi racconti, direi, più tardivi, non tanto quelli dei ricordi di guerra, ma quelli del suo rapporto con l'ambiente, con la montagna dell'altopiano di Asiago. Trovo in Mario Rigoni Stern, oltre che una narrazione estremamente asciutta, pulita, priva di fronzoli, ma molto spirituale, molto vicina alla contemplazione, che è anche un valore che abbiamo forse un po' perso, una visione di grande equilibrio proprio sull'essenziale che fa bella la vita e il rapporto con una natura che deve essere utilizzata ma non sovrasfruttata. Questo in tutti i racconti di Rigoni Stern c'è, per esempio voglio ricordare racconti relativi alla neve, che hanno a che fare anche con il mio campo di ricerca. Mario Rigoni Stern è stato anche un appassionato osservatore della meteorologia locale. Io ho avuto l'onore e la possibilità di intervistarlo più volte e mi ha lasciato molto con i suoi racconti di neve dell'altopiano. Penso a inverni lontani, penso a sentieri sotto la neve, penso alle stagioni di Giacomo.